esulta di gioia perché Dio è con te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Esultiamo di gioia perché anche oggi i nostri orecchi possono udire il Vangelo e la parola di Dio. Leggiamo insieme Luca 1, 39, 45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato ciò che accade a Maria subito dopo l'annuncio dell'angelo. Poiché l'angelo aveva detto: «Maria, tu che sei la piena di grazia, avrai questo grande dono, questo grande segno». Ciò che era stato predetto dal profeta Isaia: ecco, la Vergine concepirà e avrà un figlio, l'Emmanuele, il Dio con noi. E poi le dice anche Elisabetta, tua parente, che era sterile e avanzata in età, ha concepito e avrà un figlio. Pensate che Maria, avendo ascoltato questa buona notizia, questo annuncio dell'angelo, ha voluto vedere con i propri occhi la parola di Dio realizzata nella sua vita. Ha voluto vedere come il Signore davvero non solo parlava, ma operava secondo la sua promessa. L'Evangelista Luca è molto attento agli avverbi di tempo e dice che Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda, per trovare Elisabetta, per vedere con i propri occhi ciò che aveva già udito dall'angelo. Ma va in fretta, va di corsa. Maria è la donna di fede che crede, che non dubita, ma anzi non vede l'ora di vedere realizzata la parola e la promessa di Dio. Maria corre. È una donna di fede che non sta ferma, ma corre per vedere l'adempimento delle promesse di Dio. E una volta entrata da sua parente Elisabetta, e la saluta, riceve non solo il saluto di Elisabetta, ma addirittura un saluto esultante di gioia del frutto, del grembo di Elisabetta, da parte di Giovanni il Battista, che sussulta di gioia perché ha sentito la voce di Maria, ma soprattutto ha sentito la presenza di Gesù nel grembo di Maria. Quindi è l'incontro tra due donne e tra due uomini. È l'incontro tra due donne di fede, Elisabetta, che con suo marito Zaccaria aveva pregato da tempo per avere un figlio, e Dio gliel'ha dato. Molti anni dopo, ma lo avranno, Giovanni sarà il suo nome. E l'altra donna di fede, Maria, che accoglie un progetto di Dio inaspettato,
ma al tempo stesso abbiamo un incontro tra il profeta Giovanni il Battista nella pancia di Elisabetta e tra Gesù, il Salvatore del mondo, il Figlio di Dio, l'Emanuele. Come risponde Giovanni il Battista percependo, sentendo la presenza di Gesù nel grembo di Maria? Risponde con la gioia. Tanto che Elisabetta lo dice: appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Questo è l'invito di oggi, cari amici, esultare di gioia. Oggi ci è proposta dalla liturgia come prima lettura, oltre al Cantico dei Cantici, anche il libro del profeta Sofonia, al capitolo 3. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, è in mezzo a te, non temerai più alcuna sventura. Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te e ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Amen. Vedete che anche tra noi e Dio c'è un incontro oggi. Maria, Elisabetta, Gesù, Giovanni il Battista, noi e Dio. Dio che viene, noi che lo attendiamo con gioia, ma quando Dio viene a noi, esulta con grida di gioia. Perché ci vuole salvare, perché ci ama, perché il suo progetto è davvero grande. E perché i nostri nemici, Lui li allontana. Non temerai più, dice, alcuna sventura. Io ho disperso il tuo nemico. Dio esulta per la venuta del suo Figlio Gesù in mezzo a noi, perché ci ha liberato, ha spezzato le nostre catene. Questo è il Natale, sperimentare la libertà che solo Dio può donare. Tutto ciò che dentro di noi è duro, il Signore viene a scioglierlo. Le catene che ci tenevano imprigionati, Dio viene a romperle e ci dona una nuova vita, un nuovo sguardo di speranza verso il futuro. Diciamoli insieme: grazie, Signore Gesù, perché Tu sei il Dio della mia gioia, il Dio della mia vittoria, colui che ha allontanato da me i miei nemici, le mie tribolazioni, anzi, colui che è al mio fianco quando io ho paura, quando io non mi sento sicuro, quando temo le difficoltà, la malattia, la crisi. Tu sei con me, Signore. Io confido in Te. Proclamo, come dice il profeta Sofonia, che Tu sei un Salvatore potente nella mia vita, che hai la capacità di cambiare le situazioni, perché nulla è impossibile a Te, Signore. Spirito Santo, vieni, riempi il mio cuore e aiutami a camminare, anzi a correre, come ha fatto Maria, verso l'adempimento della sua parola. A te, o Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora accogliamo, proclamiamo lo slogan di oggi che dice: esulta di gioia perché Dio è con te. Rallegriamoci, il nostro Dio è in mezzo a noi e la sua mano forte, provvidente e pieno di amore verrà manifestata a noi in questo Natale. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.
quanto